Qual è la politica della Regione Abruzzo verso la ripresa economica dal punto di vista delle donne? Sì, la Regione Abruzzo attualmente ha le prese con una grave crisi occupazionale che riguarda sia gli uomini ma soprattutto le donne. È dimostrato che le donne hanno perso più di più il lavoro durante questa crisi. Attualmente, seguendo quelle che sono anche le indicazioni del governo e partendo quindi dai dati che abbiamo, stiamo cercando di portare avanti una politica di conciliazione dei tempi di vita tra lavoro e famiglia per aiutare, diciamo, le donne a entrare nel mercato del lavoro ma anche di rimanerci, quindi a evitare la disoccupazione legata alla maternità. E in più, proprio riferimento alla crisi, stiamo cercando di agevolare, di incentivare l'occupazione da parte delle imprese attraverso anche dei bonus finanziari. Questo grazie all'azione dell'assessorato al lavoro sono stati previsti dei bonus finanziari per chi assume a tempo indeterminato. Il bonus viene incrementato del 25% laddove vi sia l'occupazione di una donna. Questo è un esempio di quello che stiamo facendo, è una misura concreta che stiamo portando avanti e comunque il discorso dell'occupazione femminile va vista non soltanto in chiave anticrisi e quindi congiunturale di questo momento, ma affronteremo il discorso in maniera strutturale come politica da portare avanti per la nostra regione, per lo sviluppo della nostra regione nel futuro.